il pubblico delle grandi occasioni nella finalissima tra le due squadre imbattute del torneo dei bar, da una parte in tenuta bianca i favoritissimi del bar tabaccheria della stazione e dall'altra in completo verde la rivelazione New Cappuccino. Diamo un'occhiata anche alle formazioni ufficiali partendo da bar della stazione che scende in capo con Mitushev tra i pali e quindi Akimoski, Filippov, Stoikov e Karakolev in panchina, i vari Stoyanov, Mitushev e Tacchini. Risponde New Cappuccino con Venturini, Losi, Bushi, Andy Misiri, Victor Misiri in panchina, Dedei, Lecin, allenatore il duo Bascia, Aidini. L'inizio è da brivido per i primi, New Cappuccino riparte in velocità, Bushi per Victor Misiri con la punta nel set ed è vantaggio, boato assordante dei tifosi che scaldano immediatamente il match. Passano meno di 3 minuti del duo Victor Misiri, Bushi colpisce ancora, in questo caso è il numero 8 che a tu per tu con Mitushev non sbaglia, palla sotto le gambe del 2-0. Occhio perché la reazione dell'avversario è rabbiosa, Akimoski su calcio di punizione, azione il missile, spedisce il pallone in fondo al sacco. Non è il semplice gol della bandiera poiché poco dopo sugli sviluppi di un corner la prima conclusione dalla lunga distanza viene deviata dal number one ma sulla respinta Karakolev non si lascia pregare e fa 2-2. Pareggio che lo stesso numero 8 trasforma in vantaggio in meno di 60 secondi dopo un'azione personale di uno scatenato Akimoski, mancino velenosissimo ed è vantaggio bar della stazione. I verdi che subiscono un'altra mazzata alla 17esimo, Akimoski cost to cost con Andy Misiri e botta imprendibile per l'estremo difensore, doppio vantaggio importante che rischia di far affondare l'avversario. E infatti poco dopo Karakolev si fa beppe prima del difensore e poi salta così Venturini e sigla il 5-2 per i suoi. New Cappuccino che sembra annichilito e fuori da giochi, annientati sotto il tiki-taka degli avversari, subiscono anche la sesta rete, la firma del solito Karakolev, poker per lui stasera. Sul finire della prima frazione Karakolev sembra chiudere il sipario con il 7-2 dopo l'ennesimo errore in fase di impostazione per gli avversari. Ma Bushi non demorde, suona la sveglia di giustezza, accorcia le distanze. Prima della magia in extra time di un certo Victor Misiri, colpo di tacco, palla sotto le gambe e rete psicologicamente pesante di un tè caldo che avrà certamente un gusto diverso. Seconda frazione che continua a regalare gol ed emozione, Akimoski mette subito le cose a posto dopo una mischia in area di rigore, battezza così Venturini. Ci pensa Bushi poi da distanza siderale ad accorciare nuovamente le distanze a portare il divario a soltanto 3 gol. Partita che si riapre totalmente al 14esimo, sbaglia tutta la difesa, Losi coglie l'attimo e torna a far battere il cuore dei tifosi. 5 minuti più tardi Stoikov riceve palla limite sul primo tiro, il number one compie il miracolo ma il numero 9 si ritrova la sfera lì e fa 9-6. Ma sotto i colpi prima di Andy Misiri e poi di Victor Misiri che bianco-blu tremano per davvero, una marcatura adesso divide le due compagini in campo. Prima della marcatura di Filippov da posizione assolutamente decentrata che beffa così il portiere. Finale che risulterà al cardiopalma perché il solito Victor Misiri col cuore fino alla fine tiene in vita sua, regala il 19. Ci credono praticamente tutti ma un tiro libero 120 secondi dal termine porta Stoikov ad avere il match point per chiudere del tutto la partita ed infatti il numero 9 con classe e freddezza regala il titolo ai suoi. Gioisce bar della stazione ed anche il loro bomber Akimoski, capocannoniere della manifestazione con ben 19 reti.